Mercoledì 5 settembre a Desio è stata inaugurata la nuova Accademia Internazionale di Ritmica, alla presenza del numero uno della Federazione Ginnastica d'Italia, Gerardo Tecchi, accompagnato dal Consiglio Direttivo Federale, dal segretario generale FIGI Roberto Pentrella e dalla consulta dei comitati regionali, con in testa il padrone di casa Oreste De Faveri, del presidente del CONI Giovanni Malagò, del segretario generale Carlo Mornati, dell'amministratore delegato della CONI Servizi Alberto Miglietta, del presidente del CONI Lombardia Oreste Perri, del primo cittadino desiano Roberto Corti e del suo assessore allo sport Giorgio Gerosa, del presidente dell'Istituto del Credito Sportivo Andrea Abodi, del sottosegretario con delega ai grandi eventi sportivi della regione Lombardia Antonio Rossi, del presidente della provincia di Monza e Brianza Roberto Invernizzi e dell'assessore allo sport della regione Martina Cambiaghi. Sono intervenuti anche il presidente onorario della federazione, il professore Riccardo Agabbio, e il referente dei rapporti internazionali bronzo a squadra e giochi di Roma 60, Gianfranco Marzolla. Credo che questo sia veramente il miglior investimento sia per il per oggi sia per il domani. Questo percorso di farfalle rimarrà, secondo me, per sempre nella storia della cultura d'eccellenza dello sport italiano, una tradizione. Poi sai, la parola accademia già dice tutto. Cosa seria, sono molto felice. Quella di oggi è l'esempio di come la sinergia tra istituzioni può portare a dei grandissimi risultati, con il Comitato Olimpico che ha sposato da anni questa iniziativa, con il fatto di CONI Servizi che ha affiancato la federazione per tutti gli adempimenti di natura tecnica necessari per la realizzazione di questo bellissimo impianto, con l'amministrazione pubblica che ha creduto in questa iniziativa, insomma veramente un insieme di situazioni positive che hanno portato oggi a questa inaugurazione straordinaria. È stata una festa non solo della ritmica ma di tutta la federazione. Abbiamo avvicinato al nostro mondo personaggi che io ritengo importanti per la crescita di tutta la federazione, quindi sono veramente felice di come sono andate le cose. Quasi 10 anni fa prese il via la lunga trafila burocratica per l'edificazione, a fianco del Palabanco Desio, di Largo Atleti Azzurri d'Italia, della cosiddetta Casa delle Farfalle, che grazie al finanziamento del CONI e all'intervento dello stesso Malagò, il quale mise a disposizione gli uffici competenti della CONI Servizi e in particolare l'area patrimonio guidata dall'ingegner Francesco Romussi, nonché al mutuo agevolato concesso dall'Istituto del Credito Sportivo, ospiterà gli allenamenti delle ragazze di Emanuela Maccarani, vice campionessa d'Europa e campionessa del mondo e continentali con i 5 cerchi, non solo sulla Road to Tokyo 2020, ma per molti anni a venire. La mia esperienza mi dice che da quando abbiamo avuto come canoa un centro federale io sono cominciato a crescere. Le farfalle partono già da tante medaglie olimpiche di Coppa del Mondo, di mondiali, quindi partono già da un livello molto alto. Sicuramente credo che avere questa loro casa, possibilità di allenarsi ancora più intensamente come vogliono, penso che sia determinante per Tokyo subito adesso nel 2020 e poi per il futuro. Tutto è bene quel che finisce bene. L'amministrazione comunale ha un impianto fantastico, la federazione ginnastica finalmente ha dato una casa a queste farfalle e speriamo che sia poi l'inizio ancora di una continuità per dei risultati fantastici come stanno tenendo queste ginnastiche. Credo che nel connubio con Desio e col territorio ci sia anche un pochettino di quegli ingredienti che hanno portato al successo e ai successi che continueranno. Ricordavo prima, giusto domenica sera, in 4 giorni, semplicemente col passaparola, col tantan, c'erano qui più di 2000 persone ad assistere a un allenamento aperto delle nazionali e della nazionale. Quindi credo che il territorio abbia dimostrato di meritarsi anche un po' questa struttura e certamente il territorio ne è contento. Diciamo che si può catalogare come un altro successo questo. Finalmente abbiamo la nostra palestra, la Casa delle Farfalle, ed è davvero una meraviglia potersi allenare qua, perché ogni volta, ogni mattina entriamo qui alle 8 e ci sentiamo veramente a casa. Quindi davvero noi vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno lottato un po' come facciamo noi in pedana per la realizzazione di questa e
ci sdebiteremo sicuramente con i risultati. Con l'occasione il presidente Tecchi ha presentato alla stampa le componenti della squadra, le aviere del gruppo sportivo di Vigna di Valle, Alessia Maurelli e Martina Centofanti, con le compagne Martina Sant'Andrea, Anna Basta, Agnese Duranti e Letizia Cicconcelli, e le tre individualiste, Alexandra Giurgiugulese, Milena Baldassarri e Alessia Russo, che dal 10 al 16 settembre prenderanno parte alla 36esima edizione dei campionati del mondo di Sofia, in Bulgaria. Rassegna che mette in palio nel concorso generale d'insieme tre pass diretti per i giochi olimpici giapponesi. Di solito nel quadriennio olimpico è il terzo anno quello che inizia un po' il batticuore in vista della qualificazione. Devo dire che noi è già tutto l'anno che lavoriamo in funzione proprio di questo. E questa è una squadra dalle qualità veramente eccellenti. Tutti i riscontri oggettivi ottenuti sul campo quest'anno ci danno comunque adito a ben sperare per questa qualificazione, quindi il nostro obiettivo non può che essere il podio. Auguro a queste ragazze di ritrovare quella concentrazione, quel momento di unione che le farà veramente volare sulla pedana di Sofia. Settembre è il momento topico dello sport italiano perché abbiamo una serie di campionati del mondo che partono da quelli della pallavolo per passare al judo, alla lotta, canottaggio, ma senza dubbio uno degli appuntamenti più importanti è quello della ginnastica ritmica. Le ragazze sono campionesse in carica, quindi vanno a difendere il titolo. Un grandissimo in bocca al lupo per i mondiali del 16 e tutta l'Italia, il Comitato Olimpico ti farà per loro. Un grosso in bocca al lupo ad Alessia, Milena e ad Alexandra che partiranno domani per i campionati mondiali di Sofia. Noi vi raggiungeremo presto e con voi voleremo in pedana. In bocca al lupo, forza raga! Il presidente del CONI e le altre autorità hanno inoltre premiato con un gioiello by Michel Art, fornitore ufficiale FIGI, le stesse farfalle e la junior Talisa Torretti. Per loro ai cinque cerchi i due argenti nel misto e nel completo, nonché il bronzo giovanile al nastro della Fabrianese, conquistati agli ultimi europei di Guadalajara. La coppia composta da Michela Castoldi e Davide Donati, per loro ai mondiali di aerobica a Guimarães in Portogallo, e l'individualista Anna Bullo per il bronzo iridato. Le fate dell'Ital Baby di artisti femminile, Giorgia Villa, Asia e Alice D'Amato, Elisa Iorio e Alessia Federici per la conquista del titolo continentale di categoria a Glasgow, e gli azzurrini della maschile, medaglia di bronzo in Scozia, Lai Giannini, Nicolò Mozzato, Ares Federici, Edoardo De Rosa e Yumin Abadini. Il programma inoltre prevedeva l'intitolazione di due sale di allenamento e lo scoprimento delle relative targhe ad Elisabetta Mastrostefano, componente della squadra medaglia di bronzo ai mondiali dell'Havana, Cuba nel 1971 e poi per lungo tempo direttrice tecnica nazionale della sezione promozionale ginnastica per tutti, e Manola Rosi, tecnico della Petrarca Arezzo, responsabile delle individualiste azzurre e allenatrice di Susanna Marchesi, ginnasta olimpica ai giochi di Sydney 2000, entrambe prematuramente scomparse. Particolarmente commossi il marito di Elisabetta, Giancarlo Cuomo, con i figli Pietro e Giulio, e quello di Manola, Andrea Di Lazzaro, con la figlia Carolina e la sorella Katia Rosi. I ginnasti e le ginnaste, accompagnati dallo staff tecnico composto dalla Maccarani e dalle sue assistenti, Valentina Rovetta, Olga Tiscina e Federica Bagnera, nonché dalle allenatrici dell'individualista Giulietta Cantaluppi, Spella Dragas e Germana Germani, il membro del comitato tecnico UEG Elena Aliprandi e dalla team manager Paola Porfiri per la ritmica, Riccardo Pallotta, Gian Matteo Centazzo, Pamela Cauli, Stefano Rossini, Alberto Busnari, con il responsabile delle squadre nazionali Maurizio Allievi e il team manager Andrea Facci per la GAM, il DTN Enrico Casella per la GAF e Luisa Righetti per l'aerobica, hanno indossato per l'occasione una linea di abbigliamento celebrativa per i 150 anni della Federazione Ginnastica d'Italia, traguardo che la FIGI raggiungerà nel marzo del 2019, prodotta appositamente dalla Freddi, sponsor tecnico federale dal 2001 al 2021.